Marco Pagliarini, un mese esatto alla partenza del campionato di Serie 2 per la NSNC, come state preparando a questa nuova avventura? Ma intanto i ragazzi si impegnano parecchio, questo è importante, e preparando al solito, nel senso non è che ci sono, è una squadra nuova, una squadra, o meglio, più che nuova, sempre fa parte del processo che abbiamo fatto in questi anni, dove abbiamo comunque inserito ancora più la possibilità alcuni giovani di mettersi in mostra. E nuova perché per quanto riguarda invece la parte dei veterani, dei giocatori di esperienza, abbiamo fatto dei cambi, quindi alla fine questo porta a essere una squadra, a definire una squadra nuova, quindi equilibri un po' più difficili, non perché siano difficili per i giocatori, ma difficili da trovare perché arriva un gruppo che è completamente nuovo tra giovani da inserire e quelli che abbiamo magari sostituito come veterani. Ecco fatto, insomma, che c'è un po' da lavorare anche per quanto riguarda l'intesa e poi le fasi di gioco. Insomma, abbiamo cambiato parecchio e sulla carta forse rischiando un po' troppo, però confido sempre nell'ulteriore crescita di qualcuno che già stava dentro e nell'inserimento positivo degli altri, ma soprattutto anche dei giovani che possano darci quello slancio per poter stare tranquilli. È ancora presto per capire che tipo di campionato potete fare? Ma guarda, di solito è presto a prescindere, e facevamo un campionato che era il girone sud, che conosciamo bene, anche se poi quest'anno, sempre guardando sulla carta, insomma, il girone sud sembra che c'è stata una folle corsa a rinforzare le squadre in maniera molto netta e decisa, e quindi è un girone effettivamente problematico. Dall'altra parte invece troviamo un girone che non conosciamo, quindi già di per sé il campionato, per trovare un po' degli equilibri quando uno cambia la squadra, ci sono delle tempistiche. In questo caso c'è la variante numero uno, diventa il campionato che non conosciamo, le squadre che non conosciamo, e probabilmente sono squadre magari anche meno, come abbiamo visto in questi ultimi anni, meno forti ma preparate molto bene, quindi nell'arco del campionato questo potrebbe essere un problema, mentre l'altro anno comunque c'erano delle squadre nel Giro Sud sempre molto forti o squadre comunque alla portata o deboli. Là trovi comunque tutte partite che devi giocare, c'è anche la parte agonistica che è molto, molto portata avanti a livello anche di preparazione.